Segnali di debolezza dalla produzione delle macchine utensili, settore di punta dell'industria lombarda. Dopo la crescita degli ultimi anni, il 2019 si chiude con una flessione. Eleonora Di Lauro. Cominciò negli anni 50 con 10 dipendenti la BLM di Cantù, Como. Obiettivo: costruire macchine per piegare tubi. Cosa che continua a fare anche oggi in 3 stabilimenti, 1000 dipendenti, 200 in Lombardia e un fatturato da 250 milioni di euro. Le 600 macchine costruite ogni anno sono richieste da industrie del settore dell'auto e dell'arredamento. Ecco la sagoma di un appendiabiti per auto, ottenuta con una macchina che piega il filo di metallo. Per il futuro si punta sull'intelligenza artificiale. È una cella robotizzata molto flessibile che permette di tagliare componenti tridimensionali tramite l'impiego di 2 robot che collaborano, uno deputato al taglio e l'altro alla manipolazione del pezzo. La BLM è una delle 350 imprese italiane che costruiscono dispositivi per le industrie, settore in cui il nostro paese è quarto nel mondo, con un peso della Lombardia pari al 43% dell'intero comparto, il cui valore complessivo è di 6 miliardi e 400 milioni di euro. Ottimi gli anni che ci stiamo lasciando alle spalle, con un valore di crescita a 2 cifre, dice il presidente dei costruttori di macchinari. Ma il 2019 si chiude con una flessione del 4,9% per l'incertezza del quadro generale. E il 2020? Sono previsioni di leggero rallentamento ancora, diciamo, del settore e dell'economia in generale. Noi ci seguiremo quei mercati e quei settori, diciamo, che sono più importanti per quanto riguarda il commercio internazionale. In primis aerospace, elettrodomestici e casalinghi.